Eccolo qua, buonasera Presidente, ora la vedo finalmente. Buonasera Fazio. Buonasera, allora, qual è la situazione adesso nella sua regione, Presidente? Ah, guardi, al momento siamo colorati d'arancione, qualche comune l'ho dipinto io di rosso perché c'è stato un aumento di contagi per cui era necessario che avvenisse e siamo in attesa delle decisioni che il governo prenderà a prescindere. Senta, e a prescindere dalle decisioni del governo, proviamo a concentrarci sulla sua opinione invece. Una cosa temuta è, diciamo, l'esodo da nord a sud di cittadini che sono residenti appunto nelle regioni del sud e che lavorano per esempio invece al nord. Ecco, lei ha questa preoccupazione? Guardi, anche durante la prima ondata famosa della primavera scorsa, c'era ancora Iole fra noi, Santelli, il governatore, ma mi chiese all'epoca di scrivere, di firmare una lettera rivolta ai nostri corregionali che sono sparsi per tutta l'Italia e l'Europa. E li invitavo per amore a rimanere dove erano, ecco. Cioè a non muoversi. Guardi, c'è il suo microfono che fischia, ma non so se riusciamo a trovare un modo, per forse troppo vicino. Va bene, diceva, però, questo è? Era una richiesta proprio fatta per amore, certo. E chiedevo: se volete bene a questa terra, restate lontano per ora. Mi auguro che questo possa accadere tra persone che vivono, appunto, per le persone che vivono molto lontano. Senta, prego, scusi. Sento. No, mi devo però affiancare a tutti i governatori quando si parla dei piccoli comuni che vengono invece isolati da questo DPCM. Questo pare ormai evidente a tutti che insomma, c'è qualcosa che non torna in questo discorso. Il suo omologo campano De Luca è preoccupato che i fondi dell'Unione Europea vengano destinati principalmente al nord. Lei avverte anche lo stesso pericolo, ha questa sensazione? C'è una questione meridionale nuova? Io vorrei evitare di far rinascere una questione meridionale, appunto perché credo che le intelligenze politiche di oggi siano diverse dalle disattenzioni di tanto tempo fa, per cui mi piacerebbe che questo non dovesse accadere, ma questo dipende dalla forza che ci mettiamo noi a farci sentire e rispettare e dalla disponibilità di un governo che molto spesso è sordo. Presidente, la Calabria è stata in queste settimane al centro, no, dell'attenzione mediatica, delle polemiche, perché per i continui avvicendamenti tra commissari presunti, nominati, che poi hanno rifiutato l'incarico e quant'altro. C'è stato anche l'arresto del Presidente del Consiglio regionale Tallini, insomma un'inchiesta che ha coinvolto l''Ndrangheta per la vendita di medicinali. Ecco, finalmente è arrivato il nuovo commissario Guido Longo. Intanto vorrei capire un suo commento, cioè perché la Calabria deve trovarsi in questa situazione, oltre evidentemente alle evidenze di malavita, che voglio dire, è il tema dei temi. E la seconda domanda è se ha incontrato il nuovo commissario Longo. Comincio dalla seconda, le dico che col commissario Longo ci incontriamo tutti i giorni, stiamo lavorando fianco a fianco, stiamo lavorando bene fianco a fianco, devo dire, e questa è una cosa buona per i calabresi, perché significa che la Regione e il Governo, nelle due figure del Presidente della Regione e della Giunta regionale e del Commissario ad acta, stanno finalmente lavorando insieme. Questa è una cosa buona. Il fatto che la sanità sia stata commissariata in Calabria ha delle necessità. 10 anni di commissariamento, devo dire che quando avevo la penna in mano. Televisore, Presidente, scusi, appena, il problema è quello, mi dicono. Grazie. Sì, eccomi. Quando avevo la penna in mano, come lei, Fazio, sono stato il primo a scrivere da questa terra e su questa terra di tutta una serie di connivenze tra mafie, massonerie deviate e non, e mala politica. Quindi conosco bene quel maledetto tema, e il fatto che all'epoca sia stata commissariata non mi ha scandalizzato più di tanto. Il problema è che il commissariamento non è servito a nulla.
perché il commissariamento ha peggiorato la situazione della sanità calabrese, tant'è che non solo non è stato risolto nulla da un punto di vista ragionieristico, ma è peggiorato tutto da un punto di vista sanitario. Gli ospedali chiusi, abbandonati, nessuna sostituzione di medici e personale sanitario che è andato in pensione, è stato un dramma. Oggi la gente muore per strada, nel senso muore per strada viaggiando verso il nord dove spera di potersi far curare, ma caso strano quando arriva al nord si fa curare da medici calabresi. Il dramma, sa qual è la frase che viene spesso usata in Calabria? Vado a Pavia perché c'è un bravo medico calabrese, vado a Milano ma il medico che mi opera è calabrese, vado in Veneto, a Padova per il medico è calabrese. E questa è una... Per noi è una sconfitta, vuol dire che siamo stati anche derubati dai nostri medici in questi 10 anni che non siamo riusciti a trattenere in questa terra. Siamo un unico paese, ma mi rendo conto che quello che dice ha, insomma, una ragione importante. Senta, Presidente, lei ha detto che chiudere per le festività è un atto quasi criminale, è così? Sì, è vero. E lo dico, l'ho detto e lo ripeto, e glielo dico perché? Perché guardi, tutta la piccola economia dei nostri borghi, dei nostri paesini, è in realtà sostenuta a livello familiare, per cui la piccola ristorazione che c'è nei vari paesini, nel momento in cui noi la costringiamo a chiudere perché non facciamo spostare la gente, costringiamo quella gente a chiudere, a abbassare una sala cinesca e a crepare di fame. Non è che dando 1.000 euro, 1.500 euro, 2.000 euro, una tantum, ma risolviamo il problema. Qual è, Presidente? L'alternativa qual è, visto che non ci si deve ammalare? L'alternativa credo che sia quella di consentire e controllare. Vede, quei 70.000 agenti che saranno messi in campo in 3-4 giorni di questo periodo, forse sarebbe stato meglio metterli in campo in tutti questi mesi per aiutare la gente, anche con una piccola forzatura, a rispettare le regole, anziché oggi spalmare su tutta l'Italia 70.000 agenti che dovranno fare anche delle robe, cioè dovranno utilizzare degli atti di forza che saranno veramente difficili da giustificare. Forse sarebbe stato meglio spalmarli su tutta la nostra penisola per aiutare con calma la gente a rispettare le regole. Senta, forse ci saremmo riusciti e non avremmo chiuso tante attività. La saluto con un'ultima domanda. Con Gino Strada tutto a posto adesso, mio amico Gino? Sì? Basta. Spazio, anche lei riesce a restare fuori da questa cosa. Guardi che io non faccio la guerra a nessuno. I cari amici, per me è un eroe, si figuri. Sono contento che siate amici, io sono molto amico anche della Calabria, dell'Italia, di tutti coloro i quali vogliono venire in Calabria a lavorare senza polemiche, e soprattutto ho detto una cosa precisa: rispetto quello che arriva dal governo e dalla protezione civile, ho dei riferimenti precisi nel capo della protezione civile e nel governo, per cui ben venga chi vuole lavorare, faccia il suo lavoro con calma, con tranquillità, continui quello che stava facendo su questo territorio e soprattutto si ricordi che negli stessi posti dove sta agendo da anni ci sono degli ospedali che hanno avuto tanto bisogno di personale medico, ma quel personale medico di emergency, di quei pronto soccorso, non si è mai occupato. Neanche lo spirito natalizio, Presidente. Io speravo nello spirito natalizio. Va bene. La saluto, abbia pazienza, vado dal suo collega in Val d'Aosta. Auguri a lei. A lei e al suo amico. Certo, lo riporterò con piacere.